Erika Banchi, Asia, nella serie TV Paura di amare. Qual è il rapporto che ha Erika con l'amore? Mi ripeto questa frase di Dante, banale, però la conoscono tutti, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Quindi è questa energia che viene dal centro della Terra e secondo me ci spinge ad andare avanti, perché se ci soffermiamo a pensare a tutte le ingiustizie e a tutte le tristezze e lo schifo che purtroppo dobbiamo vivere, dobbiamo vedere, allora dico, che cos'è che porta questa gente a sopravvivere, ad andare avanti, a tenere duro? L'amore. Io ci credo fermamente in questo. Il tuo personaggio, Asia, com'è cresciuto nella seconda serie rispetto alla prima serie? Asia è cambiata, intanto è cresciuta d'età, d'altezza forse un paio di centimetri, perché dicono che si può crescere fino a 25 anni, quindi è cresciuta, è cambiata molto secondo me, è rimasta pur sempre una ragazza molto spontanea, molto, molto diretta, molto vera, però comunque è diventata una mamma. E diventerà moglie? Chi lo sa? Ancora non ci siamo sposati. Qual è l'attore con cui hai legato di più sul set? Giorgio. Ecco. Dai, Giorgio, sì. Il regista con il quale vorresti lavorare? Pupi Avati. Pupi Avati. Sì, vorrei lavorare con te, Pupi Avati. Mi piacerebbe molto. Perché? Perché è fantastico, mi piace, ho visto tutti i suoi film, lo considero attualmente, si può dire, il migliore regista, poi si offendono altri, secondo me è molto bravo. Un appello al tuo pubblico per andare a vedere la seconda serie. Sono passati 3 anni, c'è stata una grande pausa. Ma in questa pausa io spero vivamente che la gente, sono convinta, che la gente comunque si aspetti un'altra bella esplosione dalla seconda serie, quindi non veda l'ora di sapere come va a finire. E insomma, se io fossi non l'attrice della serie e avessi seguito da esterna la prima, io vorrei vedere assolutamente la seconda serie, anche perché succederanno delle cose incredibili e inaspettate. Molto inaspettate. Cosa ci anticipi? Una bella intesa tra me e Giorgio, che però verrà minata strada facendo continuamente da eventi esterni. E con Carlotta che succede? Carlotta che succede? Io mi ritroverò un po' a fare da mamma con Carlotta, pur anagraficamente essendo questa cosa impossibile, però mi sono trovata molto a dare veramente dei consigli a questo personaggio, a questa ragazza.